Cari amici e compagni, ogni anno in questo periodo siamo chiamati a una riflessione sul giorno della memoria. È bene capire che noi ci stiamo avvicinando a un momento di svolta rispetto alle ragioni per le quali il giorno della memoria è stato istituito. Gli ultimi testimoni di quello che accadde se ne stanno andando e questo giorno è entrato in una sua dimensione celebrativa. Noi sappiamo quanto le celebrazioni possano diventare il ricettacolo di tutte le false coscienze, in particolare nel nostro paese, in Italia. Noi abbiamo ancora, caso unico in Europa, un centrodestra. Frange molto importanti di questo centrodestra che sono ancora nutrite di nostalgia per il fascismo. Parlano di riconciliazione nazionale, ma pensano riabilitazione del fascismo. Allora, io che ho una origine ebraica, vorrei tuttavia d'ora in avanti non parlare più della vicenda ebraica della Shoah, anche se è esistito un chiaro specifico antisemita, ma questo specifico è sempre più vastamente e largamente indagato. Ciò invece che si tende a fare dimenticare, ed è gravissimo per il nostro paese in particolare, quali furono gli spaventosi ed efferati crimini del fascismo italiano. È stato istituito un giorno del ricordo per le vittime delle foibe e sia ben inteso, tutte le vittime vanno onorate, la memoria va risarcita e i crimini commessi contro chiunque vanno condannati. Però abbiamo un giorno del ricordo delle foibe, fenomeno che è stato poi sempre oggetto di grandi, enormi manipolazioni da parte di questa destra revanscista, e non esiste un giorno della memoria dei crimini commessi dal fascismo italiano contro altre genti, altri popoli, contro minoranze, contro gli oppositori democratici. Non esiste un simile giorno. Dovrebbe essere il 25 aprile, ma non è configurato in questo modo. Nelle terre di quella che oggi si chiama ex Jugoslavia, il fascismo commise crimini, furono i fascisti i primi a usare le foibe. I fascisti si sono macchiati di genocidio contro i popoli della Libia, contro gli abissini, gli eritrei, anche di questo non si parla quasi mai. L'Italia non ha fatto un percorso e soprattutto il centrodestra italiano non ha fatto un percorso di riconoscimento di questi spaventosi ed efferati crimini. Oggi con Zapatero anche la Spagna ha giudicato definitivamente il franchismo, l'ha condannato, ha riabilitato le sue vittime. In Italia ancora si cerca di gettare fango sulla resistenza per riabilitare il regime fascista del criminale Benito Mussolini. Io credo che il giorno della memoria debba diventare anche occasione per questo, ricordare che i nazifascisti nello sterminio, furono alleati organici, ma che il fascismo italiano commise genocidi in proprio. Non abbiamo mai visto coloro che sono eredi di quella spaventosa storia fare un percorso di autentico riconoscimento delle responsabilità criminali. I libici hanno perso un cittadino su otto e di questo sono stati causa i fascisti italiani, solo i fascisti italiani. Io vorrei che nel giorno della memoria sempre di più si ricordasse anche questo, anzi si istituisse una giornata apposta per
perché il fascismo italiano non trovi spazio come sistema in fondo non malvagio nei libri di storia, che tutta la storiografia revisionista che tende a criminalizzare la resistenza, in particolare per colpire la memoria della lotta antifascista dei comunisti, trovi così largo spazio. Per fare questo bisogna riprendere in mano, esistono studi, saggi straordinari, bisogna riprendere in mano il lavoro sulla natura totalmente criminale del fascismo. Una dittatura criminale, efferata, genocida, assassina, razzista, imperialista. Questo è il compito soprattutto di coloro che si rifanno all'eredità del movimento operaio, all'eredità comunista. Questo è compito dei giovani comunisti in questo momento ed è un compito fondamentale perché il nostro paese si sbarazzi definitivamente di quella sciagurata eredità fascista ed entri autorevolmente in Europa. Tutte le destre europee sono antifasciste, quella italiana no.